Bentornati a tutti qui a Live Social, interviste e storie, sempre con tantissimi ospiti e soprattutto professionisti che ci raccontano le loro storie, le loro passioni. Oggi vi vado subito a presentare un professionista, un osteopata, un fisioterapista, Erdet Kilenku. Ciao Erdet! Buonasera. Ciao, a tutti. Grazie. Ciao. Di essere qui. Un piacere anche per me. Allora, oggi faremo un po' di chiarezza su questa professione. Ci proviamo. Sì, è vero, perché dobbiamo fare un po' di chiarezza per i nostri ascoltatori. Però io prima vorrei sapere da te un po' la tua esperienza. Come ti sei avvicinato a questa professione? Allora, diciamo che la storia parte molto molto tempo prima. Perché ho fatto nella mia carriera, nella mia vita, ho fatto prima lo sportivo, quindi sono stato molto molto a contatto, diciamo così, con i traumi e non... Quindi parti da paziente. Esatto, esatto, ed è iniziato proprio così, perché dopo ho giocato a rugby, a livelli... In serie elevate. Esatto, facevo il professionista. E quindi dopo un grave infortunio purtroppo dovevi smettere. Dovevo lasciare. Esatto. E quindi da lì parte tutta la mia storia per stare in contatto con gli sportivi e quindi ho intrapreso questo dopo la lunga riabilitazione che ho avuto, che ho sentito addosso. E quindi ho iniziato la formazione poi, esatto, insomma, esatto, di studi. Esatto, di studi. E quindi poi sei diventato prima fisioterapista. Prima fisioterapista, per forza. E per forza, poi osteopata. Sì. Ok, allora, vuoi raccontarci un po' che cos'è l'osteopata, che figura è? Allora, l'osteopata è una figura molto, molto, molto ambita e penso che sia proprio la figura sanitaria del futuro, nel senso che, a differenza dei medici o comunque dei specialisti, che per carità nulla da togliere, anzi, noi facciamo molto riferimento a loro per alcune patologie. Beh, si collaborano, però, tra professionisti. Esatto, però noi subentriamo anche in un ramo molto molto importante, che sarebbe la prevenzione. Quindi, più che altro di trattare i pazienti, diciamo che cerchiamo di non farli diventare tali. Quindi preveniamo tutto quello che potrebbero essere, diciamo così, le problematiche degenerative. Ciò che se ne parla tantissimo, mm-hmm. E penso che siano legati, pensiamo che siano legati, diciamo, alla nostra evoluzione o involuzione, a dir si voglia. Quindi con tutto quello che purtroppo sono i protocolli vecchi, bisogna dare, diciamo così, una spolverata per cercare di renderli nuovi anche con lo stile, anche con lo stile di vita che facciamo, che certo, è diverso negli di anni. Quel, esatto. Ovvio, certo. Quindi sono più che altro le problematiche che comportano il modo in cui lavoriamo, le posture, il telefono cellulare, il computer, il non utilizzo degli ascensori o anche cose più banali, buttare la spazzatura attaccato al retrovisore piuttosto di fare una camminata di 10 metri per raggiungere i cassonetti. E insomma, sì, un po' pigri su alcune cose, sbagliamo magari. Quindi ci si muove sempre di meno, vero, e le problematiche che vengono così, diciamo, a galla sono più che altro legati al fatto che non ci muoviamo. E quando ci muoviamo ci con muoviamo dei vizi male. Ci muoviamo male e quindi andiamo a creare, diciamo così, delle disfunzioni che poi a lungo andare, non seguendo e non sentendo, diciamo così, i segni prima e i sintomi dopo, cominciano ad essere delle patologie. E quindi in quel momento noi ci rivolgiamo al medico, giustamente. Il nostro ramo è proprio quello di, oltre a collaborare con i medici, perché noi lavoriamo soprattutto sulle patologie, purtroppo in Italia, anche perché stiamo un pochino indietro con la mentalità, bisogna ammetterlo, e quindi ci recchiamo di meno, conosciamo meno questa figura che ha in me e ha tantissimi miei pazienti, diciamo così... È fondamentale. Certo. Senti, tu lavori un pochino di più con gli sportivi o un po' con tutti? No, un po' con tutti, un po' con tutti. Però essendo uno sportivo non mollo mai l'osso. Quindi cerco sempre di fare... Di risolvere quelle problematiche. Esatto, cerco anche, oltre a praticare, adesso mi occupo, faccio crossfit.
e quindi diciamo sto così in contatto con tantissimi sportivi e collaboro con tantissime pazienti, con tantissime palestre, con tantissimi PT che sarebbero i personal trainer, e quindi cerchiamo di prevenire quelli che potrebbero essere i traumi anche usando diciamo il nostro fisico anche a livelli diciamo alti e impegnativi dal punto di vista muscolare o dal punto di vista di carico. Quali sono i principali disturbi che vai ad analizzare nei tuoi pazienti? Bisogna dividere, perché sono due rami fondamentali molto importanti. Uno è quello traumatico e uno è quello non traumatico. Quindi quando c'è un trauma vuol dire che c'è una patologia, invece quando c'è diciamo così non c'è ancora un trauma, quindi parliamo a livello degenerativo, e questi due gruppi poi si dividono e si personalizza proprio il trattamento. Quindi per quanto riguarda gli sportivi bisogna spezzare una lancia in questo caso, perché si inizia a fare sport facendo tutte le visite mediche dal medico dello sport. Il problema è che vengono fatti tantissimi esami tranne quello posturale, che è fondamentale. E sottolineiamolo, fondamentale. Esatto. E quindi è come se noi mettessimo una macchina, diciamo così, da città e vogliamo metterla in pista a correre. Certo. E quindi prima bisogna fare un po' il tagliando, la revisione, il controllo delle gomme, dell'olio, per poi cambiare abitudine. Quindi spesso diventa traumatico e anche controproducente per tantissime palestre che finalmente un pochino si sono sensibilizzati, hanno tante volte, diciamo così, prendono dei colleghi, degli osteopati che collaborano, prima di intraprendere un percorso, diciamo così, formativo di palestra, e vengono visitati. Senti, il trattamento che utilizzi sono molto manuali, vero? Voi lavorate molto con le mani. Solo manuale, ecco, importante. Solo manuale, ed è penso il più efficace, almeno per quanto quindi conoscete perfettamente tutto, insomma, i centri nevralgici. Assolutamente sì, bisogna, a differenza che non voglio creare polemiche, voglio soltanto pubblicizzare o comunque rendere, certo, non pubblicizzare, forse è brutto il termine pubblicizzare, ma responsabilizzare, diciamo così, l'opinione pubblica proprio per questa problematica, proprio perché non c'è ancora. Noi ci rivolgiamo al medico sempre, invece bisogna, almeno come nei paesi nordici, per le disfunzioni che non sono ancora patologie, bisogna rivolgersi all'osteopata in questo caso. Certo, che ha più, insomma, un approccio differente, ma tanto, insomma, tranquilli, sì, che comunque si sta sempre in collaborazione con i medici, insomma, qualora sì, tu riscontrassi delle problematiche, sì, certo, insomma, la collaborazione, certo, è importante. Certo, anche prima di intraprendere qualsiasi percorso riabilitativo, comunque bisogna stare molto, certo, attenti, nel senso che noi facciamo sia dei test ortopedici, test neurologici e test osteopatici, e se tutti questi tre ci indirizzano in un percorso che si chiamano delle catene lesionali, allora in quel momento, diciamo così, agiamo. Altrimenti, se questi ci dovessero dare delle informazioni diverse, allora mandiamo o diciamo demandiamo al medico di competenza. E Erdet, è importante che tu sia qui oggi, perché proprio penso che debba essere diffusa, appunto, queste notizie sull'osteopatia, perché è una pratica importante e sicuramente possiamo dare così tante informazioni ai nostri ascoltatori che ancora hanno un po' di, certo, di difficoltà a capire anche le differenze con il fisioterapista. Insomma, assolutamente è vero, sì, il fisioterapista, ci sono pochissime differenze, nel senso che almeno parlo, la differenza è nell'ambito lavorativo, quindi se uno lavora come ho fatto io per 10 anni in una struttura, quindi noi diciamo così stiamo dietro le prescrizioni mediche, certo, che spesso sono ortopediche, neurologiche o fisiatriche. Invece per quanto riguarda l'osteopatia, la differenza è questa, che noi facciamo tutto noi, sia valutazione, sia diagnosi, quando c'è diagnosi,
No, non si può dire, è diverso. È diverso, un approccio diverso. È diverso perché, perché il fisioterapista ne fa uso tantissimo anche di elettromedicali, quindi delle terapie fisiche. È vero. Mentre noi, a volte, alcuni colleghi hanno scelto perché per loro esperienza, diciamo così, hanno dei maggiori risultati aiutandosi, facendosi aiutare dagli elettromedicali, mentre personalmente parlando... Non ne trovo ma proprio. Poi ognuno comunque esatto, ha la sua esperienza, il suo metodo. Insomma, la bravura viene anche da quello, esatto, insomma, di un professionista. Esatto, no? Esatto. Allora, Erd, ti vorrei ricordare alcuni tuoi contatti. Allora, abbiamo la pagina Facebook Erdet Kileku, quindi osteopata. È una pagina, quindi possiamo mettere like. O è un profilo, sì. È un profilo privato? Una pagina. No, sono due profili, uno è privato e uno. Ok, quindi mettete like. Così insomma possiamo capire e contattarti, possiamo vedere, certo, insomma, alcune informazioni sulla tua professione. Abbiamo anche un sito web. Esatto, il sito del mio studio. Ok, che è ecosteopata.it e poi il tuo studio in zona Pio XI. Esatto. In via Leone tredicesimo 4 e 60. Perfetto, quindi abbiamo dato tutta la via, abbiamo dato tutti i contatti, possiamo contattarti anche per un consiglio, per un supporto, sì, insomma, assolutamente è sì, anche una valutazione comunque è gratuita, è importante è soltanto prendere appuntamento, giusto per non ammucchiare le persone. Vabbè, certo, non presentatevi così. Termini, esatto. Non presentatevi così, magari il nostro Erdet ha qualche da fare, però insomma prendete un appuntamento e sei a disposizione. Molto volentieri. Io ti ringrazio per essere stato qui, per averci raccontato la tua storia. Grazie, ma soprattutto la tua professione e professionalità. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. A Erdet. Arrivederci.